Grazie per la vostra attenzione e la vostra cortesia. L'unico rammarico è di dover lasciare questo autorevolissimo convegno in anticipo, perché abbiamo poi un appuntamento con le rappresentanze francesi, proprio anche per parlare dell'oggetto di oggi. Ringrazio ovviamente l'amico il presidente Ondrej e la presidente emerita Tavassi per l'invito a prendere parte a questo convegno. È per me un particolare piacere e un onore essere a Milano, anche perché è una sede che ha rappresentato a lungo la lotta alla corruzione. Per conto mio, dal 92 al 98 ho condotto le indagini sulla cosiddetta Tangentopoli veneta, che poi si è protratta 20 anni dopo con le indagini del MOSE. Ma la struttura investigativa della lotta alla corruzione è stata fondata qui a Milano tra il 1992 e il 94. Vorrei ricordare con una certa nostalgia che, avendo noi delle indagini collegate, perché a Venezia stavamo indagando più o meno le stesse persone, io mi sono recato in questi uffici più e più volte. Accostandomi a questa sala, l'unica domanda alla quale ho risposto ai giornalisti, che saluto con particolare calore, era quella che mi è stata rivolta occasionalmente: se sia stata fatta la pace. Ho risposto che non c'è mai stata la guerra, né sarebbe concepibile che un ministro che si sente ancora magistrato, perché Semel magistrato, sempre magistrato, abbia voluto, inteso fare la guerra alla questa istituzione che io onoro e che ho cercato di onorare in 40 anni, spero, di decente professione. Possono esservi e vi devono essere delle divergenze di opinione, ma su alcune cose, su alcuni principi, io vorrei essere chiarissimo. L'autonomia e l'indipendenza della magistratura sono per me principi sacrosanti. Non avrei esercitato per 40 anni la professione di magistrato se non ci avessi creduto. Secondo, quale che sia l'evoluzione legislativa, non vi sarà mai, sottolineo mai e poi mai, un passaggio dell'ufficio del pubblico ministero sotto la tutela, il controllo o anche l'influenza del potere esecutivo. Questo sarebbe contrario non solo alle mie idee, non solo al mio cosiddetto vissuto, ma al mio profondissimo convincimento che anche il pubblico ministero deve essere un organismo indipendente. Detto questo, queste parole pronunciate, come vedete, a braccio e con una certa emotività, mi consentirete invece di seguire una traccia tecnica per questo evento così importante. E Milano sta per diventare una place, a place to be, un posto, un luogo dove la giurisdizione per quanto riguarda il Tribunale di Unificato di Brevetti si deve affermare. Questo è un nostro profondissimo convincimento che noi abbiamo tenuto fermo negli incontri che abbiamo avuto bilaterali, sia a livello ministeriale sia a livello tecnico, con i nostri principali corrispondenti. A suo tempo un interlocutore sarebbe stato il ministro della giustizia inglese, ma la Brexit ha eliminato questa possibilità. Lo stesso ministro, peraltro, come avete letto sui giornali, la settimana scorsa ha rassegnato le dimissioni. I nostri due principali interlocutori sono ora il collega francese Dupont Moretti, che incontreremo tra poco e con cui proseguiremo il dialogo domani, e l'interlocutore tedesco che vedremo, abbiamo già visto varie volte a Parigi e a Londra,
e vedremo nei prossimi giorni. Per fare una breve ma necessaria cronistoria, questa funzione del 1° giugno 2023 del Tribunale dei Brevetti porterà a conclusione questo pacchetto sul brevetto unitario che trova origine, molti non lo sanno, ma in alcuni provvedimenti dell'Unione Europea del 2011 e del 2012, ma soprattutto dell'accordo internazionale del 2013 che è stato sottoscritto da 24 paesi. Questo sistema dunque non coincide con quello dei paesi che aderiscono all'Unione Europea, ma è un sistema nato dalla decisione di 24 Stati europei di dotarsi di un sistema unitario di brevetti e di una giurisdizione unitaria. Tribunale unificato, appunto, quale tribunale comune a tutti gli Stati contraenti, corrisponde a questa esigenza e ne è una precipitazione logica. E questo sistema innovativo è finalizzato a superare l'attuale frammentazione del sistema europeo dei brevetti ed sta introducendo una maggiore efficienza, minori costi, più incisività e uniformità nella tutela dei brevetti. L'obiettivo è di offrire alle imprese un'alternativa più semplice del sistema esistente e di introdurre un percorso più economico proprio per questa tutela e la risoluzione delle controversie. A questo punto permettetemi di dire una cosa che non esce mai sulla stampa. La prima metà del mio discorso pronunciato alle Camere sul programma del governo per la riforma della giustizia è stato dedicato alla riforma della giustizia civile e di tutta la giustizia che ruota attorno alla giustizia civile, compresa questa, perché in questo momento l'esigenza maggiore, l'urgenza maggiore, l'emergenza maggiore del Paese è costituita dall'economia, dalla crisi economica. E noi sappiamo che la lentezza della giustizia incide per il 2% sul nostro prodotto interno lordo. Ho ricevuto vari ambasciatori e altrettanti miei omologhi a Roma e alla domanda, o meglio alla loro semplice osservazione spontanea del perché molte imprese fossero restie a investire nel nostro paese, la risposta è stata quasi sempre unanime: la nostra giustizia è lenta, la nostra giustizia è incerta. Per questa ragione la gran parte delle nostre energie è dedicata al Ministero alla modernizzazione della nostra giustizia, quindi alla digitalizzazione, alla informatizzazione, alla giustizia di prossimità, al progetto Polis e tanti altri che grazie a un gabinetto, a uno staff e al nostro capo di Stato Maggiore, il Presidente Rizzo, che ci tengo a ringraziare pubblicamente, sta funzionando e sta funzionando bene. Queste novità non figurano sui giornali perché, come è comprensibile, le brutte notizie sono le vere notizie e quindi la stampa privilegia quelli che possono sembrare gli aspetti polemici. Io non nego che possano esserci delle ragioni di polemica perfettamente fisiologica in una democrazia e in una differenza di vedute. Quello che vorrei però che fosse bene inteso è che la gran parte del lavoro che si sta facendo al Ministero è proprio per rendere la giustizia più efficiente, più vicina al cittadino e più, come si dice, di prossimità. Questo proprio perché la lentezza della nostra giustizia, la burocrazia della nostra giustizia ha un impatto nettamente negativo sulla nostra economia e sulla capacità di investimento da parte degli altri, delle imprese straniere nel nostro paese. Per quanto riguarda il Tribunale dei Brevetti, vorrei solo ricordare da veneto e da veneziano che esso fu istituito proprio negli anni del XV secolo e che è proprio da Venezia che fu in Venezia che fu elaborata tutta questa dottrina che dava tutela alle innovazioni
e alle creazioni dell'intelligenza umana. Lo stesso Galileo ebbe l'onore, o Venezia ebbe l'onore, di attribuire a Galileo il primo brevetto sulle sue invenzioni e sulle sue applicazioni tecnologiche. Questo breve discorso storico ci insegna come la protezione dei brevetti favorisca la concentrazione e lo sviluppo sia di capitale umano sia di invenzioni tecnologiche, di conoscenza, di sapere, e sono quelle che garantiscono alla nazione un terreno fertile per progredire. Ora, l'avvio del sistema brevettuale unitario determinerà un mercato unico dell'innovazione, destinato ad essere una pietra miliare per il settore della proprietà intellettuale a livello europeo. Le finalità di questo progetto, mi trovano non come convinto, ma come convintissimo sostenitore. E quindi sono onorato di essere testimone e in parte artefice della nascita di questo sistema. Ribadisco che stiamo dedicando e abbiamo dedicato una grandissima parte delle nostre energie, qualche volta anche in momenti e in condizioni difficili, per convincere i nostri colleghi, i nostri omologhi della necessità di porre Milano al centro di questa novità. Non è un percorso facile, non è un percorso facile per ovvie ragioni che sono intuibili. Ciascuno porta l'acqua al suo mulino e la politica n'a pas d'entraille, come si dice. Quindi è ovvio che ogni Stato cerca di perseguire i propri interessi. Ma noi stiamo facendo altrettanto, e in questo senso il nostro cammino è stato, per quanto difficile, è stato facilitato dal fatto che i nostri partner hanno compreso l'importanza di Milano, l'importanza dell'Italia e l'importanza di questa nuova istituzione proprio qui. Prima di terminare vorrei fare proprio una menzione sui negoziati in corso per questa istituzione della divisione centrale del TUB. Unitamente ai miei colleghi di governo, sono molto fiducioso che la candidatura di Milano possa tramutarsi presto in una realtà ed essere formalmente decisa in seno ai corpi decisionali previsti dal trattato del TUB, proprio questa stupenda realtà economica e giudiziaria milanese. Naturalmente non possiamo, ripeto, entrare nei dettagli di questa trattativa, ma vi posso assicurare che è una trattativa che noi seguiamo giorno per giorno e sulla quale cerchiamo di resistere, per usare parole a suo tempo usate da un grande giurista, Saverio Borrelli, in altre circostanze, ma sempre in questa sede, di resistere alle enormi pressioni che ci arrivano da fuori e che comunque siamo sicuri che otterremo molto. Quindi consentitemi di chiudere con le congratulazioni a chi ha organizzato questo incontro, alle altissime autorità presenti. Non le cito una per una perché sarebbe molto, molto lungo, e soprattutto ai giudici italiani, togati e tecnici, tra i quali alcuni sono appunto oggi presenti, che sono stati selezionati per entrare a far parte di questo tribunale unificato nelle diverse sedi. In conclusione, vorrei dire che mai come oggi sono orgoglioso di essere stato e di essere ancora un magistrato. La giustizia, che non è soltanto quella penale, ma che noi qui, ora e in futuro, in base a questa innovazione, ci accingiamo ad applicare, avrà un impatto enorme per il prestigio e per l'economia del nostro Paese. Questo è merito un po' di tutti, di quelli che ci hanno preceduto e anche in parte nostro, che stiamo insistendo con vigore per questa realizzazione. Ma è anche e soprattutto merito vostro, ed è quindi con questo senso di riconoscenza
che vi auguro un buon lavoro. Grazie.